Ecco qua, i cucciolini sono ariete della mia Chanel. La mia Chanel, il mio cucciolone bello, è una cucciolina, vedete com'è piccola, si è stesa, è un ariete nano, un'arietina nana, pezzata ed è veramente carina ed è buona, soprattutto i nostri conigli sono abituati a noi e alle nostre mani, quindi sono cresciuti con noi. E le mamme ci lasciano toccare i piccoli, vedete, tranquillamente. Da lì vedete gli allevamenti, se sono veramente familiari o no. Vedete, lei è Chanel, è 2 anni che è con noi. Lì la mia cucciola, io ho altre 2 sorelline sue. Una si chiama Coco e una Heidi. E sono abituate a noi. Ci vogliono veramente bene. È caldo, amore, vero? È caldo, amore, è caldo, lo so che è caldo, lo so, è caldo, è vero che è caldo, eh? Vedete, i piccoli sono i suoi, occhi azzurri pestato, crema bianca occhi azzurri, un perlato, focato grigio e un crema. E lì è lì che mi guarda, che ho il nido aperto, vedete, da lì capite se sono allevamenti amatoriali. Io vi do un consiglio, quando andate a vedere gli allevamenti vi dicono sono amatoriale, voi guardate, fategli aprire un nido e vedete la femmina se è abituata alle mani, vedete? Io i conigli li tocco perché vengo sempre, ogni giorno, mattina 1 ora e la sera, sempre. È logico, i piccolini sono curiosi, sono meno abituati perché devono abituarsi piano piano, questi poi sono piccolissimi, non hanno neanche 1 mese, vedete? Ma però è così che gli animali devono essere, così siete, avete la garanzia di portarvi a casa un cucciolo che diventa come un cagnolino, addomesticato come un bimbo e non ha paura di voi, non è addomesticato. Tanti mi chiamano, mi dicono ma scappano se i bambini li toccano? Ma io ci rimango, come scappano? Io ne ho uno che è il mio, lo sapete tutti, Pippo, che è sempre libero con noi in casa, che quando lo chiamo è come un cagnolino, vengono i cani e viene lui, ma è normale. Se veramente li tiri su con amore e in maniera familiare, se no diventa un allevamento come tanti altri animali, solo per fare, vabbè, il guadagno un po' te li mantieni, diciamo, più che altro se sei familiare, hai pochi cuccioli, poche cose, però devi dare anche alle persone dei cuccioli che sono da famiglia, giusto? Ciao ragazzi!